Ciao! Allora, oggi vorrei fare una specie di unboxing, anche se a dire la verità questo box è già stato aperto. Non ho resistito, ho dovuto assolutamente vedere e qualcosa l'ho anche provato. Però vi mostro nel dettaglio gli acquisti di quest'ultimo periodo. Sono acquisti per la tecnica wire, in realtà diciamo per creare gioielli, se volete bigiotteria in senso lato, diciamo così. Quindi c'è un po' di tutto, non solamente i fili. Allora, ho fatto acquisti da due siti. Uno è Palmer's Metal, che è questo sito inglese conosciuto, e l'altro è un altro sito inglese conosciuto che è Cupson Gold. Perché da loro? Semplicemente perché ultimamente li studio, li guardo, i prezzi diciamo sono abbastanza abbordabili, secondo me sono abbordabili, molto più, mi dispiace dirlo, però molto più che nei siti italiani, perché se no io comprerei italiano e spero di farlo, insomma lo farò. E per adesso io vado dove c'è il prezzo, ovviamente la qualità, ma anche il prezzo migliore, quindi finché non metteranno i dazi, mannaggia. E allora qualcosa la compro dall'Inghilterra. Allora, adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Ho conservato una sola scatola, l'altra era una busta molto normale. Tre acquisti da due siti. Allora, tutto arrivato negli ultimi giorni. Dunque, cominciamo dal filo. Qui ho anche i prezzi, quindi posso dirvi anche all'incirca quanto costano. Dunque, allora, ho preso del filo, classico filo d'argento, indispensabile per la tecnica wire, che si basa sull'utilizzo del filo, no? Ok, anche se poi si contamina con tante altre, come dire, discipline, non so se si dica così. Allora, ho comprato una bobina di filo da 0,4, questo è fine silver, ok, fine silver 0,4. E io lo uso molto per intrecciare, non è il solo per avvolgere sopra ad un corpo centrale. Uso anche altre, diciamo, altri diametri, però questo uso parecchio. Questo è fine silver, quindi 999. Potrei anche dirvi il prezzo, why not? Devo inforcare gli occhiali. Dunque, che ho preso da Palmer's Metal, ok, 8 qua 04, quindi questa bobina che ce la posso fare a trovarlo. Oh, eccolo, è una spool, per quello che non trovavo. Allora, io l'ho pagata 20, circa 23 sterline. Quindi diciamo quanto sarà sui 26-27 euro circa, fate voi la conversione, ma credo che siamo sul massimo 27 euro, scusate, brutte abitudini, euro. Quindi questa è una spool da 30 grammi, da 30, qui c'è una cancellatura, però direi che è 30 grammi spool, ok? Può darsi che mi sbagli, però, perché si è un po' cancellato. Allora, poi, oltre alla spoletta, ho comprato del filo d'argento sempre. Questo è allora, direi che è 1 mm. Sì, questo è da 1 mm, spessore 1 mm sterling silver, che è un po' una misura abbastanza universale. E che ho pagato sempre da Palmer's Metal, dunque 1 mm diameter soft condition, quindi è il tipo soft. Sapete che c'è medium, soft, medium e hard. Purtroppo in italiano poi io non mi ricordo mai bene, a furia di leggere in inglese, poi non mi ricordo in italiano com'è. Comunque, io ho comprato 5 metri, può essere, mi sembra tanto. Allora, 1 mm diametro soft condition sterling silver round wire,
lens in metri 5 e l'ho pagato 26 sterline e 60, quindi sui 30 euro, una cosa. Euro, brutte abitudini. Allora, questo sto parlando sempre di Palmer's Metal, poi quest'altro filo, allora, questo è un po' più sottile, lo 0,8, lo 0,8 l'ho pagato 17 sterline e 90, quindi anche qui arrotondiamo un po' di più, siamo sui 20 euro e sono 5 metri anche in questo caso. Non sembra vero, sembra di meno, però se c'è scritto avrò comprato così. Quindi ho comprato un paio di metri, scritto 2 metri direi che c'è scritto. Andiamo a verificare. Però non è che mi ricordi moltissimo a memoria. Allora, 1,5, sì, ho preso 2 metri e 2 metri li ho pagati 23 sterline e 74, siamo sui 27 euro. Questo è il filo che ho comprato finora. Ok, poi per saldare, reparto saldatura. Siccome sapete che io non, ogni tanto lo dico, non amo tanto saldare, e poi mi trovo però spesso a saldare perché è necessario in qualche caso. Allora mi sono attrezzata un pochino meglio e ho deciso questa volta, anziché comprare il filo per brasare, il filo saldante, insomma, per brasare, che poi è quello più economico, quello che si trova anche probabilmente con più facilità, mi è venuto in mente di comprare le siringhe di pasta per saldare, per brasare. Ok, siringhe contengono argento e poi altri metalli, insomma, è una lega saldante. Allora, li ho comprati tutti e tre, easy, medium e hard. Non starò qui adesso a spiegare perché easy, medium e hard. Sono le tre paste saldanti principali che si utilizzano in base alla temperatura con cui si salda il metallo. Però non mi chiedete di farlo ora, di spiegarlo ora, magari lo faccio in un altro momento. Dico sempre che non sono un orefice, da me non avrete mai una spiegazione di tipo professionale, ma semplicemente molto pratica. Quindi ho comprato le paste saldanti, non sono economiche, però mi ricordavo di aver comprato un po' di anni fa la pasta saldante, l'avevo presa su Etsy, la pasta saldante hard solder. Quella che fonde a più alta temperatura, praticamente, mi ho trovata benissimo. L'avevo pagata un po', ma me l'ho trovata molto bene. Quindi ho voluto riprovare, anche se vi dico che è un acquisto un po' antieconomico. Scusate, ho peli di gatto dappertutto. E la grandezza delle siringhe è questa, vedete, non è molto. Sono fornite di un beccuccio, è una siringa vera e propria, okay? All'interno c'è una pasta. Ho segnato una M per evidenziare che questa è una medium solder, cioè fonde ad una media temperatura. Ok, va bene? Quindi sono proprio siringhe così. Se si dovesse rompere, tra l'altro, questa punta, uno tranquillamente la toglie e la usa in qualsiasi altro modo, va benissimo. Quindi ne ho prese tre, vi dicevo, e vi dicevo che economicamente non è la scelta migliore, però mi è girato così, come spesso mi gira, e ho voluto riprovare l'effetto delle tre siringhe che ho già utilizzato, tra l'altro. Eccole qui, vedete? Allora, che cos'è il vantaggio dell'utilizzare le paste saldanti in pasta? Una certa praticità d'uso, tra l'altro contengono già il flussante, ok, che fa sciogliere praticamente, aiuta a sciogliere la pasta saldante. E è pratico anche per gli imbranati, chi magari non è ancora pratico nel tenere o in mano il filo e contemporaneamente sapete saldare, è abbastanza pratico. È un po' costoso e vi dico subito anche quanto. Allora, questo mi pare che l'ho preso da Cookson.
infatti l'ho preso da Cooks on Gold, ok, UK, e vi dico subito, allora la pasta saldante da sono 10 grammi, 10 grammi non è molto, anche se è vero che non ne serve tantissimo, perché non serve. Allora, 10 grammi di hard solder costa 14 sterline e 32, quindi 14 sterline 17-18 euro. L'altra pasta saldante, che è il medium, costa, non so perché costa un po' diverso, però 13 sterline 92, quasi 14 sterline, e la Easy Past, questa costa 13 sterline 03, quindi vedete che contro il filo ci sono anche le lastrine di saldante, no? Però c'è il filo, che è il più economico, e però così, vi ripeto, io avevo voglia di provare, di riprovare quelle belle sensazioni di comodità, però vi dico che il costo appunto è quello che è. Allora, poi vi faccio vedere, sempre per saldare, però io su questo prodotto voglio proprio fare una review. Voglio fare una review perché è interessante. Questo è il Firescoff, che è un, come si dice, quindi questo è un, credo che il termine giusto sia disossidante, correggetemi se non lo fosse, disossidante per proteggere le parti, che gli oggetti che devono essere saldati, ok? E contiene anche del flussante, o comunque funziona anche da flussante, quindi aiuta la pasta saldante o comunque quello che avete messo per saldare a fluire. È pratico, però mi riservo di fare proprio una review e mostrare anche come si utilizzi. Questo farò nel prossimo video, quindi rimanete sintonizzati se vi interessa. Ci sono arriva tra l'altro con le istruzioni e tutto quanto. È interessante come prodotto, però c'è qualcosa da dire in più. E sì, non è proprio abbordabilissimo come prezzo, ma vale la pena anche provarlo, abbordabile. Insomma, siamo sui 10,99, 10 sterline, quindi 13 euro, vogliamo dire, una cosa del genere. Io ne ho già usato metà, cioè ne ho usato per un lavoro e ne ho usato metà. Voglio parlarvene però, perché è interessante. Allora, poi ho comprato le lastrine d'argento per qualche piccolo lavoro. Naturalmente sono piccole quantità, perché non è che procedo per piccole quantità, sia per un fatto economico, perché verrebbe veramente a costare, non avendo un laminatoio, non potendo produrre io stessa queste lamine, verrebbe a costare una cifra enorme, e poi anche perché comunque faccio sia wire sia lavori simili, oreficeria, ma io non oso, non oso dire oreficeria. Allora, dunque, quindi ho comprato queste lastrine, tra l'altro una è già stata, l'ho già tagliata per fare un piccolo lavoro. Sono due lastrine, credo che siano 10x4 cm. Cosa c'è scritto? 0,80. Questo ha un diametro di 0,80, è argento, vedete? Ok. E poi una molto più sottile, perché ho in mente di fare qualcos'altro, da 0,40 di, non di diametro, scusatemi, di spessore, ovviamente 0,40 di spessore, argento, è rivestito di pellicola, perché arrivano ovviamente rivestiti di pellicola, ok, sempre 10 cm. Questo mi dà l'idea di essere un po' più alto di 4, forse ho preso 5 cm, quindi 10x5 dovrebbe essere, ok. Ho già la lastrina da 1 mm, quella più spessa, e che uso per fare gli anelli e varie cosettine. Anche qui vi voglio dire quanto ho speso, se mai voleste anche voi comperarlo da Cooks on Gold. Questi vengono da Cooks on Gold. Allora, fatemi andare a vedere, che ci metto un po', però ce la faccio, No, li ho presi da Palmer's Metal, dunque da 0,8, 10x4, e ho speso 21 sterline e 20, quindi 10 cm per 4, spessore 0,8. Lo spessore è da 0,4 di queste lastrine di argento sterling silver, quindi 925,
10 per 5 centimetri, mi sono costate invece 13 sterline e 50. Ecco, e poi qui viene la dota, ce la posso fare, io lo so, la nota dolente che non riguarda le lastrine, riguarda un altro prodotto che ho acquistato. Vabbè, c'è sempre l'intruso, quello che si poteva anche evitare di acquistare, però io non lo sapevo. Allora, e vi dico di cosa si tratta. Ho comprato un texturing hammer, cioè il martello testurizzante, quello che ha praticamente è il martello che ha le varie. Qui adesso ce n'è una, ci ha attaccato una faccia, vedete, con i circoletti. Ok? Questa invece è di plastica, è un lato a cui ho messo un finale di plastica. Allora, si svita e si possono attaccare altri pezzi che ora vi mostro. Ups. E che sono questi? Non tutti utili, secondo me, ma ho voluto provare. Quindi ce ne sono di vario tipo. Questo mi ricorda il batticarne. Anche questo vagamente, un batticarne. Poi, ops, questo è leggermente incurvato, vedete, ed è, quindi dovrebbe fungere, credo, tipo planishing hammer, cioè dovrebbe servire semplicemente a spianare, credo. Ok, anche se a me non sembra totalmente proprio liscio completamente. Boh. Poi quest'altro a circoletti, anche questo, un po' diversi dai precedenti. Poi faccio vedere quest'altra testina. Questa testina è caruccia perché ha le croci. Vedete? Però ce n'è una centrale, non so se si possa vedere, che non è ben disegnata, non è ben incisa, e questo è un problema. Poi ci sono, c'è questa in, ne ho un paio così, brass, quindi che cosa dovrebbe servire? Penso dovrebbe essere, se la funzione è quella del martello, avete presente il martello, quello pesante di ottone, appunto, serve da utilizzare con altri mezzi per l'incisione, per aiutatemi, come viene il termine. Quindi forse lo scopo è quello, perché se no non saprei a cosa serve una testina fatta di ottone. Io penso che possa servire proprio come quando per esempio voi dovete stampare magari con un altro pezzo, avete un punzone, lo dovete usare col punzone, ecco, ce l'ho fatta. E poi questo completamente piatto. Ok, dunque, il dubbio viene dal fatto che mi è arrivato un martello storto e non so il motivo, cioè non so perché, non credo abbia una qualche funzione. Non credo, forse ha preso una botta perché la scatola in cui è arrivato era abbastanza rovinata, quindi può darsi che abbia preso una botta la scatola, io non lo so, oppure è arrivato così, non si piega facilmente. Perché è storto? Ai posteri l'ardua sentenza. Quindi questo forse ci ripenserei un attimo, anche perché provandolo poi sul metallo, tutta sta meraviglia io. Non ho riscontrato, ma va bene, se ne parlerà magari. Poi, l'ultima cosa che ho acquistato è un imbottitore, ok? Vale a dire questo, che serve a fare le forme concave, mezze concave, emisferiche in sostanza. Ecco qua, questo è l'imbottitore. Vedete, ci sono varie misure all'interno, al posto dei, diciamo, come si può dire, del martello. Qui dovete usare questi pezzi che arrivano in tutte le misure, a seconda,
dell'emisfera in cui vanno, ok? Lo conoscete, avrete visto da qualche parte, ok? Magari se volete facciamo una dimostrazione anche di questo, che si utilizza in questo modo. Si utilizzano in questa maniera, ok? E sono certa che abbiano un nome, se qualcuno me lo ricorda. Allora, arrivano pieni d'olio e non potrebbe che essere così, perché ovviamente non possono arrugginire, e con una base in cui inserirli per averli sul tavolo a disposizione. E una base, in questo caso, è una base di legno. È una cosa un po' economica, ma fa il suo sporco lavoro, vi assicuro. Quindi va benissimo, arrivano in queste scatolette. E adesso vi dico anche il costo, dopo essermi pulita le mani da tutto quest'olio. Allora, questo è un imbottitore, questi non lo so come chiamarli. Non mi resta che dirvi il costo anche di questo, del martello e dell'imbottitore. Dunque, texturing hammer con 12 pezzi, uno mi sa allora che non ve l'ho mostrato. Texturing hammer l'ho pagato 32 sterline, quindi sui, io arrotondo sempre di 3-4 euro più o meno, per intenderci. 32 sterline, che non è neanche poco per il martello che è. E invece il dapping set, cioè l'imbottitore, l'ho pagato 39 sterline. Questo su Palmer's Metal. Ok, allora questi sono gli ultimissimi acquisti che ho fatto proprio in queste 3 settimane, queste ultime 3 settimane, che utilizzerò da essere integrati, per essere integrati naturalmente col lavoro abituale che faccio, che è quello del wire, della tecnica wire naturalmente. Quindi rimanete sintonizzati, perché ho intenzione di fare una review su questo prodotto che mi pare interessante, di cui vi ho parlato prima, il Firescoff. E per il momento è tutto, quindi vi saluto. Vi ringrazio dalla splendida cornice della stanza dei peccati. Vi saluto. Ciao!